principale obiettivo è quello di raggiungere e di mantenere nel tempo l'equilibrio fisico positivo, che si può ottenere solo lavorando in questo modo, cercando di rispettare le piante, cercando di lavorare al minimo indispensabile del terreno, cercando di rispettare quello che è la situazione naturale. È più una gestione di mantenimento che non è facile, che non quella di andare ad incidere su certi aspetti del suolo. Anche la forma della concimazione, che vabbè, anche per me è la prima volta, anche che usiamo la paglia, Roberta, sì, che per me è la prima volta, cioè io essendo abbastanza recente nel mondo del vino. Sì, ci sono delle zone di terreno molto sabbiose, povere in questo senso, perché ovviamente la sabbia è un materiale molto sciolto, leggero, permeabile, ma diciamo dal punto di vista biologico abbastanza morto, no? Quindi con pochissimi microrganismi, un terreno che deve maturare nel tempo. Per accelerare questo processo abbiamo utilizzato semplicemente della paglia di grano che abbiamo distribuito in superficie, poi in autunno ovviamente, nel corso dell'inverno è stata leggermente interrata con una lavorazione superficiale, e questo procedimento, diciamo, antico, che è stato un po' riesumato, ci consente di arricchire di sostanza organica anche quelle chiazze dove effettivamente le piante fanno un po' fatica, cioè, un po' fatica a crescere, soprattutto i primi anni, soprattutto i primi anni quando hanno un apparato radicale molto contenuto, perché poi negli anni successivi in realtà la vite sviluppa molto l'apparato radicale, quindi l'equilibrio se lo trova da solo, ma nei primi anni è importante usare questi metodi un po' arcaici ma molto efficaci per molto arrivare naturale, più in fretta possibile ad avere questo equilibrio. E visitiamo anche l'altro, Roberto, sì, un po' più avanti c'è